che sia per la mamma, per una sorella, per un'amica, per la compagna di una vita, la torta a cuore fa sempre la sua figura. Credete di non riuscirci? Sbagliate! Seguite il mio tutorial e venite con me! Per realizzare la torta a forma di cuore vi servirà un sottotorta e una base a forma di cuore. Questa torta voglio farla quanto più sobria ed elegante possibile e quindi per la prima cosa vado a nascondere quelle che sono le piccole imperfezioni che possono esserci tra la base e il vassoio con un bel giro di perline. Ammorbidisco la pasta di zucchero che sia della stessa tonalità rosa. Faccio prima un lungo cordoncino e poi con uno stampo in silicone vado a ricavare le perline. Schiaccio e con un coltello o un tagliapasta vado ad eliminare la parte in eccesso. Applico un sottile strato di gelatina alla base del cuore in questo modo. Stacco pian piano e vado ad applicarlo alla base. In questo modo faccio il giro di tutta la torta. Ecco qua, il giro torta è finito. Quello che ho pensato di fare è costruire un piccolo bouquet di fiori, ma cose davvero molto semplici, sicuramente possiamo riuscirci insieme. Vi faccio vedere tre diversi tipi di fiori. Innanzitutto una ribbon rose. Schiaccio un pezzo di pasta di zucchero in questo modo. Arrivati a questo punto andiamo a far combaciare le due estremità, picchiettando la base. E lasciando un po' bombato questa parte qui. Mantenendo la pasta di zucchero tra le dita, la faccio scorrere e girare su se stessa. Ogni tanto vado a pizzicarla. Questa è la ribbon rose. Adesso facciamo un altro tipo di fiore. Facciamo anche qui delle micro rose. Faccio una striscetta di questo tipo e cerco di andare a chiudere solo qui sotto, tenendo stretta solo un'estremità, in questo modo. Quest'altro tipo di rosa è già finito. Adesso facciamo qualche altro fiore. Questi due tipi di rose sono veramente molto semplici, ma ancora più semplice è usare gli stampini ad espulsione ed è quello che faremo adesso. Prendiamo un tappetino e bagniamo la punta del nostro stampino all'interno di un po' di zucchero a velo. Possiamo utilizzare ovviamente diversi tipi di stampini ad espulsione. Fatti questi modellini, diamo spazio alla fantasia, possiamo variare forma, colore, dimensione ed è quello che andremo a fare e man mano andremo a comporre il nostro bouquet. Ora procediamo con l'assemblaggio. Sotto ogni fiore andiamo a mettere una goccina di gelatina e poi posizioniamola sulla torta. Eccola qui, io sono veramente molto soddisfatta di quello che ho fatto. Mi fa impazzire l'effetto molto pieno contro l'effetto molto vuoto. Mi dà un senso comunque di equilibrio, però è sobrio, elegante, fine. Bene, provateci anche voi, se avete dubbi o domande mi scrivete. Ciao ciao!